Posso? Raffa, vieni. Vieni, Raffa, vieni. Raffa, è appena terminata Brasile-Olanda 4-0 per il Brasile. Sono qui con il capitano Punzo, esempio, cogitore, abbiamo qua Sorrentino. E poi c'è anche Sorrentino. Allora, parto ragazzi dal capitano. Bella vittoria, però forse la prima con l'approccio giusto, con la giusta mentalità, perché c'è un po' di rammarico per avere qualche punto indietro. Molto, molto rammarico, perché eravamo arrabbiati dall'ultima partita che meritavamo di stravincere e l'abbiamo buttata. Sappiamo le nostre potenzialità, quindi sappiamo la forza della squadra avversaria, che era una bella squadra di ragazzi giovani che giocano bene, veloci. Però sai come si dice, quando il gioco si fa duro, escono fuori, insomma, escono fuori. Noi la Battipagliese amiamo queste partite qua. Però diciamo che comunque 5 punti di distanza dalla coppia di testa nessuno se l'aspettava, nessuno di noi, sì, anche, sì. Cioè, anche chi sta fuori, no, dal vostro, diciamo, dalla vostra squadra. Purtroppo paghiamo molte assenze, ma non è che è per dirlo, però le paghiamo, perché tra infortunati, tra problemi personali, extracalcistici, allora vengono a mancare qualche giocatore. Infatti stasera dovevamo essere due in panchina, siamo arrivati all'ultima ora che eravamo giusti. Vabbè, cogitore, vieni qua, vieni vicino a me. Diciamo, tu stai giocando bene anche stasera, grande prestazione, ovviamente si parla di squadra ma anche singolarmente. Tu stai veramente facendo un bel torneo e puoi puntare anche tu sino al, forse magari non al capocannoniere, però insomma come migliore ci sta anche un premio individuale, insomma. Non conta, quello se, diciamo che si collega alla squadra. O no? La squadra dove può fare un playoff, diciamo, diverso? Sì, playoff. O no, Andrea, esempio, vieni qua, Raffaele, vieni qua. Sempre roccia là dietro. Si playoff? Anche perché avete qualche partita da recuperare, però insomma. Vabbè, gli scontri diretti penalizzano un po'. Il campionato è ancora lungo, perché ci stanno altre partite. C'è anche il ritorno. No, il ritorno no. Ah, no, non c'è. No. Sapevo che c'era il ritorno. No. Vabbè, punteremo sicuramente. Tutti siamo playoff. Siamo come l'Argentina di Messi, perdiamo la partite, le partite male, e alla finale andiamo alla finale. Secondo alla finale, allora. Sì. Possiamo, il peso ce l'avete sulla, sta squadra deve dire la sua, non è possibile uno che non la vuol dire. Dirà la sua, ma noi giochiamo per dire sempre la nostra, perché siamo un bel gruppo. Io sono il più vecchio, quindi sono tutti ragazzi giovani, talenti, forti tecnicamente. E poi la prima cosa fondamentale è che siamo un gruppo, una famiglia, quindi questa è la prima cosa, tutti al sacrificio di ognuno. Io gioco terzino. Oggi ho dovuto giocare mediano per il bene della squadra. E questa è la cosa. A quasi 40 anni, però per il sacrificio della squadra io sputo sangue in campo. Questa come è, tutti. Questa è la prima cosa nel calcio, secondo me, la cosa più bella. Volevo chiudere nel fare complimenti a Sorrentino, questa azione del 3-0, mi pare. Ragazzi, bella partita da te. Sì, veramente una bella azione, la metteremo tutta dall'inizio, dal tuo spunto qua. Da me Matteo l'ha chiusa alla grande, diciamo, a volo. Apertura, sponda e tiro, insomma, ragazzi, veramente una bella azione. Da FIFA, possiamo dire, dal FIFA. Posso fare una dedica? Assolutamente, vieni più qua e metti voce, volume. Voglio fare una dedica di questa grande vittoria al mister sulla panchina, che ci incita e prende anche rimproveri da noi, in primis mio, anche la settimana scorsa, mi scuso con la squadra e a chi è restato a casa per problemi personali e per problemi fisici e di lavoro, e di lavoro ovviamente, a tutta la squadra. Vabbè, saluto anche io De Rosa, ovviamente, vabbè, noi parliamo sempre. Buon Natale a tutti quanti. Ragazzi, buon Natale, grazie per essere stati qui stasera, che comunque è sempre 22 dicembre, grazie mille, e buon Natale a voi e a tutte le famiglie.